Comunque, in che modo Lipton può entrare con l'educazione? Cioè, tutte queste scoperte della membrana, del nucleo. Ecco, allora il problema è questo. Mi aveva incuriosito perché ho cominciato a guardare, a sfogliare un po' il testo, e mi aveva colpito il fatto che lui, il settimo capitolo, dedica alla genitorialità Lui che è un responsabile. biologo. Lui, un biologo cellulare, no, alla genitorialità responsabile. Dico, caspita, allora dico, questo me lo prendo proprio. Ho cominciato a leggerlo dall'inizio, perché il problema è che non puoi andare a leggere le cose che ti interessano subito. Ogni libro va letto dall'inizio, perché è come, ogni libro ha una sua, ha un suo racconto, una sua narrazione. E non è che uno legge un giallo saltando qualche capitolo, no? Rischia di non capire assolutamente niente. Per cui i libri vanno letti fin dall'inizio. Allora ho cominciato, all'inizio è stato molto difficile perché aveva a che fare con un'impostazione di microbiologia. Io non sono un biologo, sono un umanista, quindi voglio dire. E ci ho studiato sopra per 3 anni. Poi ho cominciato a sviluppare anche sul piano della didattica queste conoscenze. Ho visto che col tempo ho maturato una capacità di raccontarle bene le cose. Allora, quando tu capisci che le racconti bene, vuol dire che le hai capite. Se non le capisci, non le sai raccontare bene, qualsiasi cosa. Lì ho scoperto anch'io davvero tantissime cose che mi hanno fatto rivedere anche la mia esperienza. Io sono nonno di 4 nipotini e molti episodi che a me erano successi erano rimasti nella nicchia del che strano, no? Tutta una serie di cose del che strano. Tipo, per esempio, non lo so, quando Lipton parla di cervello conscio e di cervello inconscio, e che il cervello conscio ha soltanto, è la più piccola parte che l'Homo sapiens ha sviluppato negli ultimi 100.000 anni, che è quella della capacità razionale, dei pensieri, delle idee. Ma è la parte più piccola, il 5% del cervello, l'altro 95% è il cervello inconscio. Poi vediamo cosa c'è dentro nel cervello inconscio. Per cui abbiamo queste due parti del cervello che interagiscono. Il che è strano, il cervello conscio c'ha 40 nervi, il cervello inconscio ce n'ha 40 milioni di nervi. Il che vuol dire che il cervello conscio è in grado di gestire 40 stimolazioni ambientali al secondo, il cervello inconscio 40 milioni di stimolazioni ambientali al secondo. Allora, cosa succede? Che i bambini fino all'età di 6-7 anni funzionano sostanzialmente con il loro cervello inconscio, scaricano tutto. Le stimolazioni ambientali, addirittura c'è un capitolo che lui tratta, il processo inizia ancora quando siamo nel ventre della nostra mamma. Tutte le emozioni che vive la mamma, attraverso il sistema sanguigno e di alimentazione del feto, il feto è in sintonia con il cervello della mamma. E quindi tutte le emozioni che vive la mamma, il cervello le traduce in sostanze chimiche che vanno ad alimentare le cellule del feto. Quindi noi nasciamo già con il 50% della nostra personalità. Poi nasciamo e mentre il primo ambiente è il ventre di nostra madre, dopo l'ambiente è quello che ci ritroviamo. Questo per ogni bambino che nasce al mondo, in E questo è qualsiasi stato poi un cultura. Lipton a studiarlo. Questo Lipton mette assieme tutta una serie di elementi. Cosa vuol dire? Mi hai chiesto prima esempio, no? Allora, fino all'età di 6-7 anni, il cervello dei bambini è in onde delta. Le onde delta e teta, sono assieme, fino ai 6-7 anni. Cosa vuol dire? Quando è che noi abbiamo le onde, noi adulti? Quando
Quando dormiamo siamo in uno stato ipnotico, quindi non siamo consapevoli. Questo non vuol dire che i bambini non sappiano pensare, non sanno quello che scaricano. Scaricano tutto a 360 gradi. E Lipton dice che è la natura, il disegno della natura, perché tu con questa potenza dei 40 milioni di stimolazione ambientale al secondo devi scaricare milioni delle regole della tua cultura. Ogni bimbo del mondo deve scaricare milioni di regole della propria cultura. Un piccolo esempio di regole della propria cultura è la lingua che parliamo. Non è che i bimbi studiano la grammatica, imparano a parlare naturalmente. Ma cos'è che scaricano? I fonemi dei genitori, le parole che sentono. E all'inizio, voglio dire, fanno degli strafalcioni enormi perché vanno per assonanza, no? Ma scaricano tutto. È il continuo download che fa il cervello del bambino. Ma impara soltanto le lingue, impara anche i comportamenti, impara le parole, impara tutto quanto. Un bambino davanti alla televisione cos'è che non scarica? E però scarica, e poi vediamo in assoluto cosa vuol dire in assoluto. Allora, un episodio del Castrano mi è rimasto, ce l'ho ancora in testa, ma perché mi aveva colpito tantissimo. Un mio nipotino, che aveva 2 anni, quindi gambote piccole così, no, corte così, io arrivo in campagna con la macchina, spengo il motore, lui era di là, al di là della staccionata e teneva la mano della sua mamma. Quando mi vede, lui sempre un sorrisone, quando io scendo dalla macchina e gli faccio così per prenderlo in braccio, lui mette una manina su questa piccola staccionata e la scavalca a piedi uniti, a gambe unite, come la pubblicità dell'olio cuore. Allora, lui... c'è da dire che nel suo DNA, dentro il DNA c'è la doppia elica. La doppia elica è fatta di tutta una serie di mattoncini, no? Un mattoncino che riguarda, che ne so io, il colore degli occhi, un altro mattoncino che riguarda la camminata. Ognuno di noi c'è una camminata diversa, ognuno di noi ha una capacità di gesticolare in maniera diversa, di guardare, di osservare, di qualsiasi cosa che è, dipende da tutta questa serie di mattoncini. Ecco, lui è un bambino esuberante, si vede che i mattoncini del movimento sono di un certo tipo, quindi non a tutti i bambini succede una certa cosa. Ma nel caso del mio nipotino è perché sicuramente ha questi mattoncini del movimento, ha un movimento molto aggraziato, tant'è che io lo definisco che ha un'estetica del movimento, no? Ma sicuramente quel gesto che gli è venuto con una eleganza straordinaria, no? Senza fatica, insomma, la cosa più naturale di questo mondo. L'ha scaricato vedendo quella pubblicità. Allora, io ho guardato la sua mamma, stupito, come dire, ma gli hai insegnato tu. Lei, ugualmente stupita, e mi ha chiesto se l'avevo insegnato io. Assolutamente no. Questo vuol dire scaricare, fare dei download. Allora, che cosa scaricano i bambini nei primi 6-7 anni di vita? Milioni di download fanno, milioni di download, ma scaricano anche i comportamenti degli adulti. Se due genitori tutte le volte che si dicono qualche cosa lo fanno con un tono di aggressività, lui scarica quel modello. È uno scaricamento totale di modelli, di pensieri, di ragionamenti, di cose che sente.
E lui è come se fosse alla finestra, capito? Certo. E vede il mondo. E quindi voglio dire, a seconda dei contesti familiari, tant'è che in questo settimo capitolo della genitorialità responsabile dice: attenti genitori a come parlate e a come vi comportate, perché i vostri bimbi scaricano in assoluto. Che cos'è questo concetto di assoluto? È importante capirlo, e qui faccio un esempio. Allora, anzi due, perché l'altro è molto carino, non l'ho neanche mai raccontata agli studenti, mi è venuta in mente scrivendo il libro proprio. L'assoluto è quel, allora, lo descrivo con un esempio il concetto di assoluto. Sempre questo mio nipotino, gli piace tantissimo l'estate fare il barbecue col nonno, mi aiuta, anche perché voglio dire tutte le volte che fin da piccolo gli davo, poi quando avevamo preparato tutto quanto, gli davo l'accendino e lui accendeva, wow, il fuoco, no? Era la cosa che lo appassionava tantissimo, e poi era attirato moltissimo dalle fiamme, per cui è stato anche l'occasione per fargli capire il pericolo, come la distanza da tenere, eccetera, eccetera. Una volta avevamo preparato il barbecue perché aspettavamo degli amici. Allora, a un certo punto, quando ho visto che le braccia erano già a buon punto, dico: vai dalla mamma a chiedere quando arrivano. Lui tutto saltellante, perché ogni tanto lo chiamo Salterello, no? Perché c'ha questa esuberanza che con la scuola non va molto d'accordo, ovviamente. Poi ne parliamo, no? Poi ne parliamo di questo. E torna invece tutto mogio, altro che Salterello, torna tutto mogio, dice: no, no, non possiamo più fare il barbecue perché la mamma ha detto, c'aveva 4 anni e mezzo così, la mamma ha detto che hanno telefonato gli amici che hanno avuto un contrattempo e non possono venire. E beh, dico, ormai l'abbiamo acceso, mettiamo su 2 wurstel. Lui, dopo un po' di silenzio, dice: nonno, ma perché 2 wurstel? Io che non capivo, perché sono sempre gli adulti a non capire, no? Ridico lo stesso concetto con altre parole, ma uso ancora il termine 2 wurstel. È stato quando mi ha chiesto: nonno, ma perché solo 2 wurstel? È stato quel solo che mi ha illuminato. Eravamo in 6, noi, che cacchio mai con 2 wurstel, no? Un pezzettino così, lui che è golosissimo di wurstel e salsicce. E allora ho detto: ah, Alessandro, sì, hai ragione, guarda, è un modo di dire che noi adulti abbiamo, dire, ma quante espressioni noi abbiamo di questo tipo? 2 wurstel per dire un po' di wurstel, facendo capire che era quanti siamo. Lui comincia a contare quanti eravamo, dico: beh, ma almeno se eravamo in 6, almeno 12. Ah, wow, no? Gli è tornato il sorriso, anzi dico, e poi delle salsiccine, ancora più contento. Noi abbiamo delle espressioni adulti. Per esempio, uno dice: facciamo 4 passi, no? E poi fa 3 chilometri, capito? Eravamo 4 gatti, per dire, 4, eccetera. Facciamo 2 chiacchiere, no? E parli per 3 ore. È un modo che noi abbiamo perché ha un significato culturale, proprio della nostra cultura. In altre culture esistono altre espressioni, voglio dire, no? Ma perché sono dei significati, hanno dei significati culturali. Loro no. I bambini col cervello in onde delta scaricano in assoluto, vuol dire in maniera letterale, 2 wurstel è 2 di numero, no? Un po' di wurstel, come intendiamo noi. Allora, quante espressioni dicono gli adulti intendendo? Ce n'è un'altra che l'ho ricostruita, e questa davvero non l'ho mai raccontata, perché la cosa più... Lipson si sofferma proprio sugli esempi quotidiani, della quotidianità. Ma è che dietro la quotidianità c'è veramente il mondo. Tu capisci il mondo
proprio dalle piccole cose. Allora, eravamo a tavola, un mio nipotino, che non faccio il nome perché, non, perché la cosa può essere anche imbarazzante, allora, avrà avuto 5 anni, eravamo molti a tavola, non mi ricordo se era un Natale, Pasqua, che ne so io, una festa comunque, eravamo tanti a tavola. A un certo punto gli scappa una scorreggina, ai bimbi succede, e la mamma dice, ma non si fa, si va in bagno. Lui 5 minuti dopo si alza e dice, scusate, devo andare in bagno perché mi scappa la scorreggina. E la mamma, ma non si dice, si va senza dirlo. Questo ti fa capire perché l'educazione, questo episodio, perché l'educazione è così complicata. Perché loro scaricano in assoluto. Lui aveva fatto bene, aveva capito benissimo il primo messaggio della mamma. È la mamma che dà per scontato la sequenza. Quanti genitori dicono, gliel'ho ripetuto 100 volte, no! Non è che le ha ripetute 100 volte, è che loro scaricano a pezzi le cose che vengono. Sono gli adulti che pretendono che i bambini capiscano le sequenze. Ecco perché è complicata l'educazione. Perché è uno scaricamento a pezzi, a fettine di elementi che l'adulto vorrebbe che... il problema è che non si può trattare i bambini come dei piccoli adulti. L'aveva già capito Rousseau questa cosa, che non sono dei piccoli adulti. Perché? Perché hanno un altro cervello. Le nostre sono altre onde. Loro hanno queste onde delta e beta. Ecco, da tenere presente che fino all'età di 6-7 anni sono in queste onde cerebrali. Fino all'età di 12-13 anni sono in altre onde, che sono le beta e le gamma. Quando è che noi abbiamo le onde beta? Quando siamo nel dormiveglia. Quindi nel dormiveglia non è che sei proprio cosciente, ci sei o non ci sei, percepisci le cose, ma non sei proprio cosciente, no? Da tenere presente che fino all'età di 12-13 anni abbiamo queste altre onde, quindi all'inizio proprio scaricamento totale. Dopo cominciano già i primi filtri della consapevolezza, ma parlare di 13 anni vuol dire tutte le la scuola primaria e la scuola di primo grado. Tutto il download che viene fatto alla scuola primaria e alla scuola secondaria è praticamente in assoluto o semiassoluto. Ed è per questo che io ho aggiunto, perché Lipton fa degli esempi soltanto di vita familiare. E io ho aggiunto a quel attenti genitori a come parlate e come vi comportate, attenti insegnanti a come parlate e a come vi comportate. Perché poi questo non l'ho detto, ma io non l'ho presentato il professore, ma il professore oltre a essere docente presso la facoltà di Bologna, sei di etnografia delle professioni, sì, ricordo bene, sì. E hai lavorato con i medici, la polizia di Stato e gli insegnanti. E gli insegnanti. Per 20 anni ho fatto l'antropologo all'interno delle scuole. Ha fatto ricerca sul campo, non è un teorico che ha studiato la pedagogia sui libri, cioè, l'ha anche studiato sui libri, ha lavorato in pedagogia, quindi l'ha studiato. Però, insomma, parla anche per cognizione di causa. Per esempio, lui ci ha parlato di anche le tossicità che si subiscono al lavoro, perché facendo il medico, facendo il poliziotto, tu hai una formazione tecnica, ma non hai una formazione... vogliamo chiamarla personale, cioè non ti spiegano come devi vivere la vita facendo il poliziotto o facendo il medico, ti spiegano come fare il medico, solo che questo non è sufficiente. Quindi, tornando un attimo alla scuola, se non andiamo fuori te, hai fondato hai contribuito alla formazione della prima università delle scienze dell'educazione. Sì, ho progettato la prima facoltà di scienze dell'educazione in Mozambico, che con questa denominazione è la prima che nasce in Africa. Sì. Per cui avevo 48 anni quando ho fatto questa cosa, adesso ce n'ho 65, portati benissimo. Però non so ancora cosa farò da grande.
Va bene. Comunque, tornando al discorso della scuola, perché sì. capiamo che se il download è in assoluto, qui bisogna stare attenti a come si parla, sia quando si sta a casa e sia quando si sta a scuola. Visto che noi abbiamo parlato anche di ormoni della crescita e ormoni dello stress, perché avendo tu studiato biologicamente cosa accade, hai fatto questo collegamento e quindi hai detto, ok, ci sono gli ormoni della crescita che vengono somministrati e gli ormoni dello stress che vengono somministrati e queste cose causano un impatto nella cellula, cioè impattano la cellula e modificano, sempre per il discorso che facevamo prima sulla membrana cellulare, studi che ha fatto Lipton. Ora, in che modo questi ormoni dello stress vengono somministrati a scuola? Tu parli per esempio nel libro di alzare l'asticella. Sì, allora, sì, legato proprio a questo discorso dell'insegnante che diventa di fatto una stimolazione ambientale, anzi, la persona che produce tante stimolazioni ambientali, perché il problema è appunto le membrane delle cellule vengono colpite dalle stimolazioni ambientali. Allora, è importante soffermarsi un attimo per far capire il problema. Se noi siamo una stimolazione ambientale, può essere il caldo o il freddo, no? Allora, se è caldo, uno arriva alla membrana il caldo, no? La stimolazione ambientale del calore. Attraverso il processo molecolare, no? Produce la risposta comportamentale. Se è caldo uno si spoglia o si fa la doccia, no? Se è freddo, al contrario, uno si veste. È sempre stimolazione ambientale. Attenzione però, perché, e qui c'è la distinzione tra mente e cervello, perché non per tutti è lo stesso caldo, non per tutti è lo stesso freddo. Certo. C'è chi dice che freddo che fa, no? E un altro dice, ma no, ci sta bene, no? È la stessa cosa per il caldo. Quindi ognuno di noi percepisce il e quindi la risposta comportamentale è determinata dalla percezione, che trasmette al cervello la stimolazione. Allora il cervello, rispetto all'emozione che stai vivendo, traduce chimicamente. Il cervello è una specie di miscelatore sostanzialmente, no? Che produce delle sostanze che vanno ad alimentare le cellule. Allora, una volta capito questo meccanismo, la stimolazione ambientale, tutta l'educazione è una stimolazione ambientale, tutta la scolarizzazione è una stimolazione ambientale, fatta di migliaia di stimolazioni ambientali. E a seconda della nostra percezione, il cervello produce quelle sostanze chimiche che producono la risposta comportamentale. Se qualcuno ci fa arrabbiare, è il cervello che produce le sostanze chimiche che ci fanno venire, che ne so, io, il rossore in volto, le braccia che vanno un po' schizzate da una parte all'altra, perché siamo arrabbiati e quindi siamo tutti un po' sovraeccitati, no? Ma sono le sostanze chimiche che il cervello produce. Allora, se noi viviamo una situazione come quella della scuola, in cui la stimolazione ambientale è sempre di tipo stressogeno, e qui gli insegnanti, ci sono dei bravissimi insegnanti, lo dico sempre, ma ci sono degli insegnanti che sono delle carogne, no? E che producono un clima, cioè una stimolazione ambientale sempre terroristica. Io una volta sono arrivato a casa una sera e c'era la mia nipotina più grande Beatrice, che faceva già le scuole medie inferiori, e dice, sai nonno, oggi l'insegnante ci ha dato una verifica punitiva. Io era la prima volta che sentivo una cosa del genere. Dico, che cacchio è la verifica punitiva? Non sapevo che... Ah, dice, una verifica... di cose di cui non avevamo mai studiato. Allora, un insegnante che si comporta così è uno che produce
che è artefice di ormone della crescita o di ormone dello stress? No? È chiaro, è evidente che è ormone dello stress e quindi è stimolazione ambientale. Ecco, teniamo presente che la dimensione stressogena è quella che dice Lipton, siccome è legata alla paura. La paura è la sostanza chimica più tossica per le nostre cellule, più tossica in assoluto. E quindi se tu vivi queste stimolazioni ambientali, il cervello trasforma in sostanza chimica e va ad alimentare le nostre cellule con le sostanze più negative. Certo. E lì c'è tutto il grande capitolo del capire appunto la differenza tra l'ormone della crescita e l'ormone dello stress. E lui ha fatto c'è tutta una racconta tipi di stress. Sì, ecco, c'è stress. Allora, qui è da lo dice molto bene in alcune video, perché io mi sono studiato anche i video, li ho studiati come i libri, prendendomi appunti, tornando indietro, segnandomi esattamente dove diceva la cosa, tornando indietro per capire se avevo colto bene oppure se avevo capito male. E lui dice che in un video, per esempio, lo spiega molto bene, ci sono due tipi di stress. C'è uno stress che si chiama eustress, che è uno stress benefico. È quello che, voglio dire, quando facciamo una patitella al pallone, andiamo a fare una scampagnata o spendiamo delle energie, no? Ma andiamo a stressare le nostre cellule, ma in maniera benefica, ci robustisce, no? Ci fa bene una corsetta, eccetera, no? Ma dice, se sei invece un gladiatore, quello è distress, perché se perdi la partita, sei fottuto, cioè muori. Nell'eustress, se perdi la partita giocando a calcio, vorrò dire, non è che ci rimetti la vita, no? Ma se sei un gladiatore, perdi la vita. E quindi la differenza è tra eustress e distress. Il costruire un clima di scuola che è sempre stressogeno. Lipton dice a un certo punto, dice, guardate che lo stress in maniera prolungata a sistema è quello che produce, è quello che ci fa regredire sul piano dell'intelligenza, sì. Cioè ci toglie l'intelligenza.